Non so se avete letto lo straordinario libro di Frey, In un milione di piccoli pezzi. Curati di quanto dicono gli altri e sarai sempre il loro prigioniero, dice in un passaggio questo libro. Pensate a voi, create per voi, usate le energie per voi, lasciate perdere gli altri, se non per fare qualcosa che possa giovare anche a loro e anche a voi. Ma ci devo mettere un ma. Per quanto questa frase sia vera, sia ad effetto e sia l'apertura di un meraviglioso libro sul branding Fai di te stesso un brand di Riccardo Scandellari, è anche vero che non ha un valore assoluto. Da discreto lettore di una quarantina di libri l'anno, tra una cazzata di marketing, un bel po' di cyberpunk, fantascienza, gialli, horror, zombie, classici, robe varie, ci infilo anche Marco Aurelio. Sì, Marco Aurelio, roba semplice da leggere per una mente rozza come la mia, roba che mi impressiona sempre, a parte gli scherzi. Marco Aurelio impressiona perché quello che ha scritto quasi 2000 anni fa è del tutto compatibile con quello che si vive oggi, è del tutto compatibile non solo con la nostra vita, ma con le nostre evoluzioni tecnologiche che stiamo vivendo, le evoluzioni sociali, e dimostra come l'uomo non cambi nel suo intimo e nel suo io più profondo, oppure cambi in maniera incredibilmente lenta da un certo punto di vista. Le regole sociali che abbiamo sempre seguito per vivere all'interno del mondo dei social media sono cambiate e diverse. Sono a volte amplificate e a volte sminuite. La formalità, per fare un esempio, è del tutto scomparsa grazie ai social. Dico grazie perché trovo che la formalità sia una deriva dell'educazione. Così come l'ironia, il sarcasmo e le invidie si sono amplificate attraverso mezzi che mettono tutto in luce e che non lasciano sfuggire nulla. Eppure, mentre i mezzi cambiano, l'uomo non cambia mai. Per questo i consigli del buon Marco Aurelio tornano utili anche per vivere sui social senza tribolare e uscirne vincitori se possibile e quando possibile. Non trascorrere la vita che ti rimane pensando ai fatti degli altri, sempre che non si tratti di qualcosa di conveniente per te e per loro. Marco Aurelio. In pratica pensate a voi stessi, non agli altri. Se gli altri fanno qualcosa, traetene il bene, siate felici dei loro successi, cercate di raggiungerli a vostra volta, ma non erogate le vostre preziose energie mentali solo per pensare agli altri, e tantomeno solo per denigrare quanto hanno fatto gli altri. Non so se avete letto lo straordinario libro, dicevo, di Frey, In un milione di piccoli pezzi. Ricordatevi questa frase, curati di quanto dicono gli altri e sarai sempre loro prigioniero. Create per voi, usate le energie per voi, lasciate perdere gli altri se non per fare qualcosa che possa giovare a loro e a voi. Scusate se mi ripeto, ma questa cosa è assolutamente importante. E voglio ripetere anche che questa parte è presa nel libro Fai di te stesso un brand di Riccardo Scandellari, ma non è questo il tema che voglio affrontare, perché ripeto, non è un valore assoluto, dobbiamo fare delle differenze. È ovvio che non possiamo ignorare quello che dicono gli altri, quando sono nostra moglie o nostro marito, quando sono i nostri figli e i nostri amici. In questi casi dobbiamo ascoltare, perché persone che ci vogliono bene e ci sono vicine vogliono anche di conseguenza il nostro bene. Quindi curati di quanto dicono gli altri e sarai sempre loro prigioniero è una frase che deve essere vista in ottica elastica, per essere in grado di valutare quanto farla nostra e quanto invece ascoltare gli altri con attenzione. Online, sto parlando sui social, ci sono sostanzialmente tre tipi di persone. Uno, quelli con cui non si discute perché si è quasi sempre d'accordo. Sono tipo le affinità elettive, come direbbe Goethe, spero di averlo detto bene, le persone con le quali la compatibilità è tale da non generare discussioni, nel senso che è evidente che quello che si pensa è spesso compatibile con quello che pensa anche l'altro o l'altra. Di quello che dicono questi mi curo tantissimo. Due, quelli con cui si discute con rispetto, anche se non si è d'accordo. Pensate nuovamente ai social, LinkedIn, Facebook, eccetera. Sono quelle persone che hanno idee semplicemente diverse dalle nostre. Non devono dimostrare la loro ragione su di noi e sulla nostra ragione, ma vogliono solamente dire la loro, come è giusto che sia. E come facciamo noi, peraltro. Sono individui pronti al dialogo, disposti alla calma, che non accusano senza sapere, che non giudicano senza conoscere. Anche se non siamo spesso, anche, anzi, scusate, se noi siamo spesso in disaccordo con loro, ne abbiamo rispetto e li consideriamo formativi. Di quello che dicono questi, mi curo tantissimo. E due categorie
mi curo tantissimo. 3. Quelli con cui mancano i presupposti per la discussione. Sono quelli troppo distanti da noi per mille motivi, con i quali la discussione non ha motivo di esistere. Sono quelli che ci accusano senza sapere nulla di noi o che ci giudicano, quelli che ci parlano alle spalle credendo di essere furbi, che noi non ce ne accorgiamo, quelli che parlano per parlare, che attaccano per attaccare, finalizzato solo a quello, quelli con cui anche solo tentare un dialogo sarebbe inutile perché si parte da posizioni distanti e diametralmente opposte. Per capirci, se qualcuno dice che la Terra è piatta, di cosa dovremmo parlare? Ecco, di questi non vi dovete occupare. Ogni vostra forma di attenzione nei loro confronti indebolisce voi e rinforza loro. Mantenete le forze per voi, per chi vi vuole bene, per chi vi forma, per chi fa parte dei presupposti di apertura e non di attacco. In pratica, pensate che le vostre energie sono limitate e molto preziose e pensate che il vostro tempo è limitato e a sua volta molto prezioso. Non sprecate tempo ed energie elucubrando sugli altri o distruggendo quanto hanno fatto, ma investite tutto su di voi, sulla vostra vita, sulla vostra felicità e sulla vostra creatività. Come diceva Steve Jobs, siate affamati di rock and roll.